Alcune linee di intervento essenziale riguarderanno il miglioramento del servizio che deve essere svolto nelle periferie della Polizia Municipale. Questo è uno dei principali propositi nostri, anche garantendo possibilmente un incremento delle unità. In generale poi occorrerà prestare altra attenzione a tematiche della sicurezza sul territorio urbano, ma penso soprattutto ad un appuntamento che sarà decisivo, che è la manifestazione dell'American's Cup nel mese di aprile 2012. Sarà un grande banco di prova e per quell'appuntamento stiamo predisponendo un programma per la sicurezza urbana all'altezza della situazione e dell'impegno che questa manifestazione internazionale ci richiederà. Bisogna poi migliorare aspetti legati alla trasparenza e alla legalità dell'azione amministrativa e della nostra macchina. Penso soprattutto al settore degli appalti e dei contratti e anche a quello della documentazione antimafia necessaria per l'azione amministrativa. Stiamo predisponendo delle attività che porteranno a delibere di giunta nei primi mesi del 2012. Altro settore, quello dei beni confiscati, su cui abbiamo avviato un'attività di consultazione entro la fine di gennaio, inizi febbraio 2012, dovremmo essere in grado di varare un nuovo regolamento comunale per l'assegnazione dei beni confiscati. I cittadini sanno che nella prima parte del nuovo anno entrerà in funzione e a pieno regime la nuova ZTL. Questo richiederà un impegno nostro notevole, ma bisogna migliorare complessivamente la nostra attività su tutti i temi legati al controllo della viabilità del traffico cittadino e proseguire nell'azione forte di contrasto al fenomeno illegale dei parcheggiatori abusivi.